Con questo video tutorial ci occupiamo di vedere come migrare un sito realizzato con il modello WordPress PaaS 2013 in un modello PaaS 2015 realizzato a ottobre del 2014, presentato ufficialmente nell'edizione 2014 di SMAU. È un bisogno che hanno molte scuole e vediamo un pochettino come realizzare il tutto. Prendo come spunto un sito residente in mio spazio, lardizzone.if/paas13-15. Ecco, tra l'altro è esattamente il clone del primo Paas 2013, naturalmente con gli aggiornamenti di WordPress e dei plugin necessari. Bene, cosa possiamo fare? Ma io direi che la prima cosa consiste nell'andarsi a scaricare Paas 2015 dal web. Come facciamo? Andiamo nel motore di ricerca, scriviamo PaaS 2015, vediamo, scriviamolo ovviamente giusto, mancava un 5, ecco che lo troviamo attraverso l'ambiente GitHub. E andiamo poi a scaricarlo direttamente nelle varie release, prendiamo l'ultimo, clicchiamo in corrispondenza del file zip, lo andiamo poi a decomprimere. E lo andiamo poi a caricare come sottocartella del nostro sito. Ammettiamo di avere a disposizione FileZilla e di avere quindi fatto questa operazione. Nel mio caso, vedete, PaaS 1315 all'interno della cartella wp-content, la cartella temi, abbiamo, ecco, qui non ce l'abbiamo ancora, PaaS 2015 e andiamo a trasferirlo. Ecco, per trasferire PaaS 2015 naturalmente dobbiamo andarlo a ricercare da locale. L'ho inserito all'interno di una mia cartella particolare sulla quale stavo lavorando. Come vedete sto facendo le cose proprio un po' come si dice in diretta, per cui nei video tutorial che spesso faccio prediligo questa modalità anche perché mi consente poi di più facilmente andare a intercettare quelle che sono alcune anomalie. PaaS 1315, eccolo qua, PaaS 2015, ecco una, anzi in realtà è qua, un'avvertenza. Noi abbiamo scaricato il file zip PaaS 2015 versione 1.6.3. La cartella che noi andiamo a posizionare all'interno dei temi non conterrà quella indicazione di versione, ma dovrà essere PaaS 2015 e basta. Andiamo a inserirla, eccola qua, poi andiamo in locale. A copiare, anzi a trasferire tutto il contenuto del tema stesso. In questo modo, in realtà, noi abbiamo aggiunto il tema aggiuntivo PaaS 2015. Ecco, mentre il computer, attraverso il trasferimento dei file, popola il tema dei suoi file, approfitto per dire che è un po' inutile tenere il 2015, 2014, 2013, che sono un po' i temi di default di WordPress. Siccome noi non lo usiamo, tanto vale poi andarsela a cancellare. Ecco, come vedete, noi non facciamo delle installazioni aggiuntive, ma semplicemente andiamo a trasferire il tema. Ecco, naturalmente può essere buona norma, no? Farsi prima una copia di backup del tema PaaS 2013 che peraltro non viene toccato, in modo poi da poterlo riattivare in caso di problemi. Ecco, quando faremo questa operazione di sistemazione in realtà andremo anche a modificare qualcosa nella parte dell'aspetto e quindi il consiglio è di non fare questa operazione di migrazione a PaaS 2015 nel momento in cui il sito è molto usato, io lo farei tipo di sera o momenti magari no, non diciamo di giornate di flusso informativo importante. Ecco, quelli più esperti poi vi diranno, penso si possa anche mettere una comunicazione tipo il sito è in manutenzione. Adesso non ricordo bene come si faccia, ma Marco piuttosto che Christian, Ignazio e quant'altro potranno darvi le indicazioni anche per se uno vuole avere questa cautela aggiuntiva. Bene, ammettiamo di avere trasferito tutto e andiamo adesso sul nostro sito, che numerico eccolo qua.
andiamo in bacheca e andiamo a vedere se effettivamente noi abbiamo il nuovo tema. Andiamo quindi in, questo lo togliamo, non ci interessa, aspetto temi, andiamo a vedere se ci troviamo il puzzle. Eccolo qua, bello e pronto, che non aspetta altro che essere attivato. Quindi abbiamo fatto un lavoro di pochissimi secondi, ma come vedremo qualcosa non funzionerà. Andiamo a vedere, visualizza sito. Però insomma, un bel cose di cose le ha prese in automatico, eh? Mi ha preso tutti i miei feed RSS, che tra l'altro mi funzionano alla grande. Se io vado qua, adesso qui c'è ancora il vecchio circolare, no? Poi sappiamo che noi potremmo andarlo poi a sistemare, in realtà non le vediamo. Nell'albo c'è, la pagina dirigenza è già perfetta, storia della scuola, insomma, qualcosettina già funziona, non è che abbiamo perso molte cose. Andiamo allora a vedere adesso di andare a ripristinare altre. Anche qui, qual è, potrebbe essere il consiglio? Il consiglio potrebbe essere quello di utilizzare come riferimento, no, il nostro GitHub nella parte wiki, che andiamo a ricercarci. Vediamo dove lo troviamo, PAS 2015, in fondo, vedete, guide uso dettagliate nel nostro wiki. In particolare ci interessa la pagina installazione da zero, immaginando che noi abbiamo già automaticamente fatto qualcosa, perché WordPress ce l'avevamo già prima. Abbiamo semplicemente caricato e attivato il tema. Beh, adesso dobbiamo andare a sistemare qualcuna delle caratteristiche fondamentali di PAS 2015. Andando dove? Ma andando fondamentalmente su aspetto personalizza. Bene. Facciamo questo passaggio, aspetto, togliamo questo che ci dà un po' fastidio, personalizza. Bene, tema attivo, PAS 2015, titolo del sito e motto, chiamiamolo PAS 2015. Ok, prima cosa, già cambiato il titolo, naturalmente noi dovremmo cambiarlo perché sarà lo stesso titolo che avevamo prima. Colori ammettiamo di tenere questo, immagini testata, mi ha già dato quello con il logo della Repubblica. Se io ne voglio aggiungere un'altra, non faccio altro che cliccare qua e andarmi a selezionare il file direttamente o dalla mia libreria media che abbiamo già. Facciamo finta di prendermi il logo porte aperte sul web, clicco su selezione ritaglia, eccolo qua, ci siamo, ritaglia immagine, me l'ha messo più tante volte, dobbiamo dire di metterlo una volta sola perché questa in realtà erano l'immagine di sfondo, non era l'immagine inteso come logo, in realtà neanche questo, e quindi ho sbagliato, quindi facciamo nascondi immagine e la togliamo. Ecco, insomma, vedete, no, che così ogni tanto faccio anch'io qualche pasticcio. Bene, pensavo fosse il logo, invece era l'immaginette che sono ripetute lì sopra. Poi si può anche fare, tra l'altro, con testate suggerite casuali o caricate casuali. Immagine di sfondo. Immagine di sfondo è quel tipo di legno che c'è messo, diciamo, nello sfondo del modello PAS 2015. Noi possiamo anche qua andarlo a modificare lasciandolo fisso, scorrevole, insomma. Qui è stato fatto un lavoro sopraffino, ogni volta che passo di qua trovo sempre qualcosa di nuovo. Anche questo lo lasciamo. Beh, lascio lì il discorso del logo che pensavo di trovare in questo punto e non ho trovato, lo andremo poi a vedere successivamente, sarà da un'altra parte nella home magari. Navigazione, menu superiore, andiamo a sistemare quello che prima si chiamava menu superiore. Vediamo un po', eccolo qua, inserito immediatamente. Menu principale, andiamo a mettergli il menu orizzontale di prima, e nel menu inferiore andiamo a metterci quello che era il menu inferiore o footer. Vedete in automatico anche tutto quello che viene a crearsi pian pianino. Bene, widget, allora barra laterale sinistra l'abbiamo già fondamentalmente,
non abbiamo da aggiungere nient'altro perché è già tutta corretta, me l'ha già lui presa in automatico. Barra laterale destra, qua noi abbiamo i link utili, per il momento lo lasciamo, potremo poi aggiungere altri elementi, ma andremo a vedere poi in base a quelli che ci sono. Poi cosa abbiamo ancora? La home sinistra, ci sarebbero in pratica questo spazio qua. La home sinistra in questo spazio qua noi possiamo scegliere, no, che cosa mettere, ad esempio gli RSS, e sono presenti qua di OSR Lombardia piuttosto che cos'altro, oppure potremmo metterli quelli in sotto home. Perché? Perché nel nuovo modello PAS 2015 in realtà questo spazio qua, che è lo spazio che è mediano, è occupato da ultime news, ultime circolari, insomma da degli elementi che sono, diciamo, da crearsi di volta in volta. Quindi queste RSS in realtà sono sotto home. Bene, io direi che è più semplice questo, no? O facendolo attraverso l'aggiungi widget oppure direttamente da aspetto widget. Immaginiamo di farlo qua da oggetto widget, si mette RSS, vedete qual è l'URL del feed, andiamo a ricordarcelo che erano l'USR Lombardia Comunicazioni. Anzi no, sapete cosa facciamo? Facciamo una cosa ancora più intelligente, lo andiamo a prendere esattamente da dove era prima. Dove eravamo? Allora, adesso qua, questo era quello originale, deve avere un po' di pazienza perché qui come al solito ho aperto troppe robe. Allora, forse la personalizza, era qua, benissimo. Allora, andiamo, questo home sinistra corrisponde alla zona qua, la zona che adesso è occupata da USR Lombardia. Vediamo che cosa c'era. No, scusate, sarebbe home sinistra qua. Andiamo a vederlo meglio, questo era l'URL. Ctrl C, andiamo a sistemarlo, da qua lo spostiamo in sotto home sinistra. RSS, URL del feed, qua era scritto USR Lombardia Comunicazione e lo mettiamo, quanti? Io direi 5, possono bastare. Poi visualizza il contenuto, sì, l'autore, la data, ok. E siamo a posto. Widget logica è qua, se ce l'ho non mi serve perché agisce soltanto in home page. Vediamo, ecco che è stato aggiunto il primo widget. Adesso andiamo ad aggiungere il secondo. Come notate, in questa sapiente, diciamo, organizzazione automatica, che cosa hanno realizzato i nostri sviluppatori, Marco per primo, ma insieme a lui Ignazio, Christian e tanti altri, che vedete poi nell'elenco degli autori, sono anch'io, ma ho dato ben poco contributo, della verità. Automaticamente occupa lo spazio a disposizione, se non ne mettiamo uno solo va a piena larghezza, se ne mettiamo due si divide in metà e se ne mettiamo tre vedete un terzo a parte. Bene, facciamo la stessa operazione. Home centrale, andiamo a vedere quello del LUS di Milano, facciamo un doppio clic CTRL C e andiamo a sistemarlo, così vediamo anche come era scritto, dove in sotto home centrale che cosa mettiamo? L'RSS. Che andiamo a, in cui andiamo a incollare l'URL, diamo il titolo, ad esempio è US Milano, uno poi mette quello che gli pare, ovviamente, 5 articoli, contenuto e data. Ok, ecco, vedete già in automatico che ho occupato due spazi. Mettiamo anche il nostro buon porta aperte sul web, che era in home destra, andiamo a prendere qua il link del feed, CTRL C, e andiamo a metterlo nella sotto home di destra. Aggiungi un widget, sarà RSS, inseriamo l'URL, si chiamava porte aperte sul web, ok, quante ne mettiamo? 5, contenuto, date. E lui in automatico, senza che gli dia un salvo, dice sto caricando, vedete, ne ho messe 3 in automatico. Sapete cosa faccio? Io tolgo il contenuto. Molto meglio lasciare soltanto il titolo. Vedete, no? A non gestire le cose per un po' di tempo ci si arrugginisce.
Allora, sotto home sinistra, anche qua ci andiamo a togliere il contenuto. Ogni tanto qua bisogna aspettare. Via, se no diventano dei lenzuoli mai visti. E anche in quello centrale ci andiamo a togliere il contenuto. Via qua. Oh, mi sembra già meglio, eh. Qui si tirano un po' le orecchie all'USR Lombardia, a parte che qua manca una L, le orecchie tiriamo a me. E cosa c'è da dire? C'è da dire che i titoli troppo lunghi, vedete che sono quasi illeggibili. Il titolo deve essere corto, tipo quelli portaaperte sul web. Titoli lunghissimi sono francamente poco leggibili. Adesso home sinistra qua togliamo certamente quelle che avevamo. Allora, rimuovi il primo, home centrale, rimuovi il secondo, home destra, rimuovi il terzo. Home destra, andiamo a rimuoverci il destro. E qua che cosa metteremo? Ecco qua, questa zona qua adesso rimane libera per i contenuti. Andiamo a vedere quelli di prima. Vediamo se per caso era questo. Ecco, cosa avevamo qua? Ma in quello iniziale avevamo un po', vi ricordate, no? Delle notizie da mettere uno sotto l'altro, una parte di news o altro. Bene, allora sapete cosa proviamo a fare? Ci proviamo a mettere le news e le ultime circolari. Andiamo un po' a vedere come possiamo realizzarle. Allora, non eravamo qua, eravamo qua. Siamo ancora in home sinistra. Mettiamo che qua noi vogliamo, mettiamo due, mettiamo affiancate le ultime news e poi le ultime circolari. Aggiungi un widget. Quali sono le ultime news? Sono le PAS categorie. Mettiamo ultime 5 news, poniamo. Numero dei post, ora scriviamo 5. Categorie, scriviamo news. Mostra ante, quindi una sola, vabbè, pazienza, mostra anteprima testuale, vediamo come viene. Mi mette il suo riassuntino, mostra in evidenza, io lascerei, nel senso che questa nuova funzionalità arricchisce un po' il tema, a me piace, adesso non c'è, però se poi volete aggiungerlo potete fare. Il link visualizza tutto, vuol dire che noi possiamo poi andare a scrivere, a mettere un link che ci consente. Adesso lo vedrete inserito insieme in alto a destra, mostra tutto, di andare direttamente sulla pagina news. Devo vedere se era vero che ce n'era una sola di news. PAL 2013, news. Vedete, ce n'era una sola, per forza. Bene, allora abbiamo, questo l'abbiamo realizzato. Adesso andiamo invece ad aggiungerci sotto home, cioè a destra di questo, un altro widget che è ultime circolari. Allora, ultime 5 circolari. Qui siamo sulle circolari classiche, quelle che ancora non utilizzavano il bel plugin di Ignazio sulla presa visione. Categoria circolare, anche qui probabilmente ne avevamo una sola. Mostra anteprima testuale, mostra immagine in evidenza, mostra link. Perfetto. Vedete? In questo modo si sta popolando un po' il tutto. Poi, detto questo, io direi che qui abbiamo realizzato quello che volevamo. Naturalmente, se io voglio, nella home posso inserire anche altri contenuti sotto le news, sotto le circolari. Ad esempio, io posso, nella parte qua, home sinistra, andare a scegliermi un ulteriore widget. Ad esempio, le ultime dell'Alvo Pretorio Online. Io qua non ce le ho, però avrei potuto inserirlo. Piuttosto che della menzione trasparente di Milesi, piuttosto che una tag cloud, piuttosto che un testo, insomma, posso inserire svariate possibilità aggiuntive, ecco, che quindi possono essere semplicemente inserite attraverso, ad esempio nell'albo dove qui io non ho contenuti, attraverso diciamo, il clic sul contenuto che va a inserirsi sotto. Posso anche inserire del testo vuoto, no? Che
che posso andare io a compilare direttamente in HTML. Facciamo così, giusto una prova per sbizzarrirci, tipo una cosa che noi riteniamo importante, non so, avviso importante. Vogliamo metterlo qua, e qua io mi scrivo qua il testo, aggiungendo magari automaticamente i paragrafi. Domani, non so, 16, no, diciamo 21 luglio 2015, la scuola sarà chiusa per, non so, caldo torrido. Buona indicazione di scrittura, già che ci siamo, dice Luisa Carrada. Allora, 21 luglio, benissimo, L minuscolo, mese, non si usa più la maiuscola. Però c'è una comunicazione importante, 21 luglio uno non si ricorda quando è. Allora, non scriviamo domani, che dipende quando c'è, ma mettiamo martedì 21 luglio. È una informazione, quella sul giorno, spesso omessa, ma comunicativamente molto importante. Ecco, l'avviso importante è messo. Uno vuol mettere qualcosa in grassetto, no? Che potrebbe essere martedì 21 luglio. Come si fa? Beh, bisogna sapere qui un minimo di linguaggio HTML, strong. Voi sapete che adesso è stato anche con HTML5 sdoganato il bold? Usiamolo. Adesso qui si è bloccato il sistema. Bene, perfetto, e andiamo qua a chiudergli il bold. Vediamo che riprenda, vedete, martedì 21 luglio la scuola sarà chiusa per caldo torrido. Un po' di HTML ci aiuta, eh? Benissimo, abbiamo aggiunto anche l'avviso importante, lui automaticamente tra l'altro lo va a inserire come si deve nella sua, diciamo, gerarchia dei titoli. Salva e pubblica, avevamo già l'anteprima e l'abbiamo salvato. Andiamo a vedere altre cose che sono più tipicamente legate al tema. Le pagine funzionano, segreteria? Beh, forse ci conviene però guardarla direttamente, sì che funziona, direttamente dalla, non più dalla bacheca, chiudiamo questo, ma andiamo proprio dal visualizza sito. Vedete? Dirigenza, storia della scuola, glossario, accessibilità. Non ho perso niente, ho soltanto aggiunto delle cose. Ad esempio, ultima modifica, ad esempio altre cose. Qui naturalmente nel primo modello alcune cose non soltanto indicate, no? Ma voi le avrete certamente. Ma andiamo a vedere ancora qualcosa in più. Ci vogliamo aiutare un po' su con il no, non è qua, con il dov'era? Con il GitHub, che forse era qua. Ok. Menu e widget l'abbiamo fatto, creare i menu l'abbiamo fatto, associare i menu e widget l'abbiamo fatto, impostazione del sito. Attivazione, operazione, opzione riassunto c'è già. Direi che qua abbiamo già realizzato tutto l'essenziale, ma in realtà ho fatto grandi chiacchiere, perché poi di fatto non ho combinato niente di particolare. Torniamo qui, andiamo a vedere però la nostra bacheca aspetto. Allora, andiamo a vedere adesso che cosa personalizza. E in realtà l'avevamo fatto, pagina iniziale statica. Una pagina statica home, anche questo l'avevamo già a posto. Allora torniamo in PAS 2015, clicchiamo su PAS 2015 e vediamo in moduli ed impostazioni. Allora noi possiamo abilitare delle funzioni, ad esempio avevamo tutte le vecchie categorie nelle pagine, possiamo attivarla, anche se è sconsigliato se uno fa il sito da capo. Vogliamo la tassonomia destinatari, che ci consentirà per i prossimi articoli che noi mettiamo di selezionare in automatico i destinatari. Vogliamo andare a attivare la cookie love e andiamo a attivarla. Poi questa funzione è una colonna diversa di larghezza tramite scelgo dei contenuti, può essere una cosa successiva, lo stesso sidebar generator. Andiamo su impostazioni.
che è ancora più interessante. Vediamo un po'. Generale, layout allargato. Abilita pulsanti social negli articoli, l'abbiamo. Le sottopagine, dove le mettiamo? Verticale sinistra, piuttosto che orizzontale, piuttosto verticale destra. Mettiamo verticale destra. Poi, la prima pagina è composta da tre fasce orizzontali, le lasciamo così com'è, che sono la parte del testo libero, la prima parte e le parti dei widget. Qui per le Google, eccolo qua dove era il logo. Carica. Andiamo a caricarcelo qua, il logo, scegli, carica. Sì, è già fatto. Credo che di averlo sistemato. Voglio abilitare un secondo menu, lo posso fare. Voglio che andando a scrollare in verticale rimanga sempre fissa la parte iniziale. Naturalmente il secondo menu, se c'è, lo devo poi riempire di contenuti. Poi footer lo abbiamo lasciato e qua possiamo mettere le varie informazioni, compreso i loghi. Andiamo a vedere visualizza sito. Qua non c'è però la sostituzione del logo. Andiamo un attimo a vederla, di rifarla, perché evidentemente ho sbagliato qualcosa. Andiamo ancora in impostazioni, logo, Repubblica Italiana, no? Vediamo come mai è questo. Scegli, alla peggio poi qua mi faccio un CTRL-C, mi copio l'URL. Forse devo fare poi un salva, salvo impostazioni. Ok, perché adesso me l'ha preso. Certo, mancava il salvo impostazioni. Vedete, beh, non è felicissimo, però insomma è quello che io avevo. Bene, poi togliamo Just Another WordPress Site e scriviamo, allora andiamo nella home, header, modifica il titolo e la descrizione del sito, direi. Qui noi abbiamo la parte qua che può essere inserita con testo a scelta. Salva modifiche. Benissimo, andiamo adesso ancora in aspetto widget e vediamo di creare sulla destra quello che noi avevamo qua. Cosa avevamo sulla destra? Calendario eventi, conviene metterne uno nuovo, quindi per il momento lo lasciamo perdere. Avevamo ad esempio gli argomenti più popolari, avevamo diciamo un menu appositamente creato in versione digitale, beh qui si tratta di risistemarlo. Ad esempio se noi qua vogliamo mettere il menu amministrazione digitale dovremmo andarlo a creare come era stato creato precedentemente in questo sito come un suo sottomenu sempre pronto a essere utilizzato. Allora come si fa? Torniamo qui, ci creiamo magari le pagine, andiamo qua in menu, aspetto menu, vediamo se avevamo il menu amministrazione digitale, vediamo cosa conteneva, seleziona, perfetto, e allora andiamo a metterci nel nostro widget. Dov'era? Era in home destro qua. No, non era in home destro, scusate, ma era nella right sidebar, barra laterale destra, eccola qua, dove abbiamo link. Allora andiamo a metterci che cosa? Andiamo a metterci un sottomenu, menu personalizzato. Lo andiamo a inserire qua, si chiama amministrazione digitale, scriviamo amministrazione digitale. Vogliamo che sia soltanto in home, allora vi ricordate con widget logic cosa si poteva scrivere? Is underscore home, parentesi aperta, parentesi chiusa, due barre verticale, is underscore front underscore
page, come page, aperta, chiusa, salva. Andiamo a vedere, innanzitutto amministrazione digitale, vediamo di scriverla giusta. Salva. Andiamo a vedere se è giusto. Ecco, no, che l'abbiamo creato. Avete visto? Servizi online, bandi di gara, quello che è. Bene, non ci sono articoli su questa categoria, si prosegue. Poi c'è qua però docenti messo qua, invece in realtà noi vogliamo qua inserire home, se non sbaglio. Allora andiamo a modificarci un attimo questo menu orizzontale. Piccoli ritocchi poi si fanno cammin facendo. Aspetto menu, andiamo a vederci il nostro menu orizzontale. Menu orizzontale, menu principale. Seleziona. Dobbiamo inserire il link alla home. Allora cerchiamoci qua la pagina home, aggiungi il menu e andiamo a mettere in alto, salva menu, andiamo a vedere, ecco che è stata sistemata. Poi dopo i piccoli ritocchi si possono ovviamente fare, ma vedete che tutto sta assumendo i contorni giusti. Poi qua abbiamo circolari, ecco che sono comparse una volta che noi abbiamo attivato quel modulo, in automatico tutte le pagine relative. Una volta che voi cliccate su vedi tutto, vediamo che possiamo fare in automatico una selezione per contenuti di vari articoli. Non sono modificati tra circolari e news, ma sono tutti gli articoli in generale. Attualmente nel momento in cui noi metteremo invece la presa visione di Ignazio, andremo a questo punto a inserire magari un sottocomunicazione, un circolare docenti o circolari presa visione, insomma vedremo come far convivere questi due ambienti. Bene, io direi che grosso modo il più è detto, si tratta poi di andarsi a creare tutto quello che noi vogliamo. Ecco, vorrei aggiungere soltanto una cosa. Nella pagina home, che andiamo subito a cercarci, allora andiamo qua in bacheca e andiamo in home, pagine, tutte le pagine, facciamo poi un'altra cosa, e oltre a questo creiamo anche un articolo nuovo per vedere come funziona, aggiungi nuovo, home, non aggiungi nuovo, scusate, devo andare a cercare, sbagliato, abbandona questa pagina, andiamo a cercarci home, pagina iniziale, modifica, ecco, io quest'area qua ho a disposizione per scrivere tutto quello che voglio sopra. Se voglio anche mettere un plugin per la gestione, non so, delle slider, delle transizioni tra immagini che si ripetono dopo tot secondi, la posso creare tranquillamente in quella zona, così come io posso mettere anche la classica immagine, so, della scuola, vediamo se ce l'abbiamo. Beh, qui non è che abbiamo tantissimo, facciamo finta che sia questa, ce la inseriamo come dimensione reale, inserisce nella pagina, vedete, andiamo a mettere centrale, ma poi andiamo a farci un lavoro, perché se io vado a pubblicare questo semplicemente in questo modo, andiamo a vedere che cosa capita, visualizza sito, vedete che mi viene a essere tagliata, no? In modo da poterci stare, e non è bello, invece voglio che sia ridimensionabile. Allora, per ridimensionarla, io devo fare quest'altra operazione, che è quella di andare in testo a modificare una informazione. Dove c'è larghezza 1024, scrivo, non so, 95%. In questo modo rimane ad occupare l'intera, cioè in pratica larghezza che ha a disposizione, nella percentuale del 95%. E in automatico si va poi a ridimensionare. Visualizza sito, vedete che se io poi agisco ridimensionando, l'immagine proporzionalmente si ridimensiona, sì, o diventa più grande. Ecco, voglio mettere qua un titolo benvenuti, lo faccio, insomma, ecco, ricordo ancora una cosa, modifica pagina,
attenzione, l'alt dell'immagine, ma qui c'è già, l'ha già preso la nostra scuola particolare all'ingresso perché era già stato inserito precedentemente, quindi non c'è nient'altro da aggiungere. Naturalmente io poi qua posso mettere anche qua uno spazio per avvisi, posso metterlo sopra o sotto, voglio metterlo davanti, vado qua sopra, non riesco, vado qua in testo, vedete qua mi scrivo qualcosa così a caso, torno qua in visuale, eccolo qua, e mi scrivo che cosa? Qua, avviso. Pubblicato l'elenco dei libri di testo, magari con tanto di link. Questo è un titolo, cosa sarà un titolo 3? Vado ad aggiungergli qua il, perché ho H2, quindi questo sarà titolo 3, se ho un visuale. Dove sono i titoli? Caspita che non li trovo. Beh, probabilmente devo andare a sistemare, poi andiamo a cercare, anzi inizio ad aggiornare. E andiamo a vedere le impostazioni qua di Dynamic Advanced. Ah no, ci sono. Soltanto che non era avanzata, era contratta la barra degli strumenti. Eccolo qua, c'è questo toggle della barra degli strumenti. Paragrafo, questo è un titolo 3. Perfetto, aggiorna. Naturalmente poi ci sarà il link a un sito, un link a una pagina, e qua la metterò. Cosa manca ancora da vedere? Ma l'essenziale mi sembra ci sia tutto. Ah, creiamo un nuovo articolo, ok, nuovo articolo, scriviamo nuovo video tutorial, passa, titolo più diretto, a PAS 2015, riassuntino, non lo vediamo il riassunto, perché? Perché impostazioni schermate dobbiamo ricordarci di farlo vedere. Quando non vediamo qualcosa ricordiamo che qua abbiamo la possibilità di modificare e di arricchire, no, i contenuti da inserire. PAS 2015, qua scriviamo pubblicato il nuovo video tutorial passo a passo. Ok. E andiamo a scegliere le categorie, andiamo a scegliere eventualmente i tag. E andiamo a dire a chi interessa questo, mi interessa, poniamo docenti, genitori. Abbiamo un'immagine in evidenza, imposta immagine in evidenza, facciamo finta di averla che è questa, imposta. Vedete, voglio farvi vedere questo vantaggio delle immagini in evidenza. Poi scegliamo delle categorie. In realtà, nella nuova versione PAS 2015, gli utenti cosiddetti hanno questa voce qua a parte, che la rende molto più fruibile e soprattutto funziona per qualsiasi contenuto web, qualsiasi contenuto del nostro sito, non soltanto gli articoli ma anche le pagine e quant'altro. E allora qua nelle categorie, non lo so, rispetto al precedente non le abbiamo, per cui per il momento non vado ad aggiungere nulla. Pubblichiamo. Non c'è contenuto, pazienza. Andiamo a vedere, visualizza sito. Ecco, questo era un articolo, beh, mettiamolo come news, torniamo indietro così lo vediamo anche qua. Passa, almeno news potevamo metterlo, non mi era scappato. Categoria news, aggiorna e andiamo a vederla. Vedete? E vedete l'iconcina molto carina. Vi mostra tutto, compare anch'essa un pochino più grande.
Ecco che qua noi l'abbiamo pubblicato in New Tag Video Tutorial come al solito, poi noi possiamo riandare passo a passo. In questo caso, docenti, studenti e quant'altro possono usufruire di alcuni elementi aggiuntivi che sono quelli del modulo PAS 2015, del modulo tassonomia destinatari, ma questo è stato oggetto poi già di altri video tutorial, in ogni caso ci potremmo tornare in un'altra occasione.